Quest'oggi facciamo un salto nel 1963, quando un genio del cinema trasforma una crisi di ispirazione in un film da Oscar. Beh, la storia è nota un po' a tutti noi. 3 anni dopo aver girato La dolce vita, rivoluzionando i canoni cinematografici, ottenendo un successo mondiale, Federico Fellini sta pensando ad un nuovo film. Ne parla con l'amico e sceneggiatore Ennio Flaviano, ma non c'è una storia, non c'è un tema vero e proprio, non c'è neanche un titolo. Il film infatti si chiamerà 8 e mezzo, perché secondo i conti del regista si tratta del suo 8° film e mezzo, considerando metà quelli co-diretti con altri registi. Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. A che punto avrò sbagliato strada? Guido, che stai preparando? Qualcosa di bello? Guido! Guido! Dove corri, disgraziato? Un film, insomma, destinato ad essere fonte di ispirazione che sarà ricordato per molti anni a venire. Nel 1982 nasce il musical teatrale di Broadway, Nine, ideato da Mario Fratti e Arthur Copy, che si ispira appunto al capolavoro di Federico Fellini, 8 e mezzo, incentrato sulle vicende del regista Guido Contini e del suo rapporto con le donne della sua vita. Il musical fu vincitore di ben 5 Tony Awards, tra cui il miglior musical e il miglior colonna sonora. Be Italian. Take a chance and try to steal a fatty kiss. Be Italian, you rapscallion. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Il successo dello spettacolo teatrale apre le porte al mondo del cinema. Nel 2009 Nine venne portato sul grande schermo dal regista Bob Marshall, con un cast davvero d'eccezione: Penelope Cruz, Nicole Kidman, Elio Germano e la meravigliosa Sophia Loren. Be Italian, take a chance and try to steal a fiery kiss. Just hold me, but hold this. Noi dell'SFF abbiamo avuto l'onore durante il closing gala del 2017 di avere in anteprima la performance del cast di Podium Concert Production, che porteranno proprio qui a Toronto il 12 e il 13 gennaio il musical Nine come non è mai stato visto prima. Un'orchestra di ben 23 musicisti guidati dal maestro Marc Capilleri accompagnerà 15 delle più brillanti star del teatro canadesi ed un ensemble di stelle nascenti dell'Etobicoke School of the Arts. Actions aren't always what they seem. That I want. Grazie. Ed è per questo che oggi ci troviamo qui a Randolph Academy for the Performing Art per assistere alle prove di questo spettacolo. Io ho avuto l'onore di conoscere Juan Chioran, attore italo-argentino che vestirà i panni di Guido, e il maestro Marc Camilleri che dirigerà l'orchestra. Quanti conosciamo per i tuoi ruoli allo Shakespeare Stratford Festival. Com'è quindi adesso metterti nei panni di Guido? Beh, ho fatto anche tanti musicali in Stratford e in altri posti, in altri teatri. Questo è un ruolo che veramente a vederlo lo sento proprio nelle ossa, perché un uomo italiano cresciuto in casa con la sua famiglia, la mamma è molto importante in questo ruolo, la scuola cattolica, le suore.
Beh, la storia è quasi identica alla mia. Allora Mark, perché proprio la scelta di portare Nine qui a Toronto? We picked Nine because Peter and I decided that Nine was a show that was grand, that had a full orchestra, and that hasn't been to Toronto in a professional capacity. So we thought it would be almost like a premiere of the show with its full orchestrations, full cast, and a giant chorus of children. You'll be expecting to see an orchestra of 24 musicians, flutes and clarinets and bassoons and trumpets and trombones and harps and pianos and strings, everything. You will see a cast of 15. There'll be a little boy who plays little Guido, and there will be Guido himself and 13 beautiful women who all play his lovers or his mom or his wife or his actresses. So there's going to be about 50 or 55 performers on stage. Non mi resta che salutarvi ricordandovi che Nine sarà qui a Toronto il 12 e il 13 gennaio. Per maggiori informazioni contattateci all'altretaglia.org o chiamateci al 416-893-3966. Buona serata! Vorremmo anche aggiungere che siamo lieti di comunicarvi che la Time Contemporary Film Festival ha aperto le iscrizioni per l'invito di cortometraggi per l'edizione 2018. La settima edizione del festival si svolgerà dal 14 al 22 giugno 2018 e toccherà le più importanti città canadesi. L'ICFF presenta È meglio del cinema internazionale di origine italiana o con contenuto italiano, sia essere sotto forma di lungometraggio, narrativo, documentario o cortometraggio. E che cos'è un cortometraggio? Un cortometraggio è uno degli strumenti più vivaci e innovativi. Spesso questi prodotti di breve durata, solitamente limitata ad una manciata di minuti, vengono sperimentati tecniche e soluzioni che talvolta non potrebbero essere sfruttate con altrettanto successo nei lungometraggi. Nella selezione short dell'ICFF vengono accettate opere provenienti da tutto il mondo. I cortometraggi possono essere italiani oppure avere contenuto legato all'Italia. I film devono essere inviati entro il 31 marzo 2018. La durata delle opere in concorso è di 10 minuti con la richiesta di sottotitoli in inglese oppure francese per i cortometraggi in lingua italiana. Tutti i film selezionati al festival entreranno il concorso per il premio ICFF Best Short Award. Il cortometraggio che ha vinto il premio è Office Kingdom di quattro giovani registi italiani, Salvatore Centroducati, Elona Bertolucci, Ruben Pietro e Giulio Di Tomma. Volete anche voi partecipare a questo fantastico concorso? Vi spieghiamo come potete inviare delle opere. Tutti i lavori devono pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma Film Freeway entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il sito di Film Freeway è www.filmfreeway.com/festival/ICFF. Lungometraggi e documentari dovranno avere una durata minima di 60 minuti e cortometraggi ammessi a concorrere non potranno superare i 10 minuti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale icff.ca e sulle piattaforme Facebook, Instagram e Twitter @ICFFCanada. Le nostre email è submission@icffcanada.ca. In bocca al lupo e un caro saluto dalla squadra di ICFF.
Ci vediamo alla prossima settimana.